Buonasera a tutti i telespettatori. Trasmettiamo questa edizione straordinaria del telegiornale per informare di un grande evento eccezionale che sta per essere divulgato in tutto il mondo e che riguarda la produzione dell'energia ad un prezzo irrisorio, praticamente gratis. Per questo siamo in collegamento con il nostro collega Corro Subito, che intervisterà il capo manager costo zero della società Chi cerca trova spa su questa nuova invenzione che rivoluzionerà la nostra società. Buonasera a direzione e agli spettatori. Siamo qui presso la società scientifica Chi cerca trova spa con il direttore generale che ci spiegherà di questo nuovo ritrovato che dovrebbe mettere fine al problema energetico del mondo. Allora, signor Costo Zero, ci può ragguagliare in merito? Sono ben felice di illustrare a voi e a chi ci sta ad ascoltare ciò che la nostra società, Chi cerca trova spa, ha realizzato fino a qua e per tutti sarà una gran felicità. Con il nostro famoso scienziato, quanto penso sempre io, sarà qui mostrato il prototipo in scala ridotta che è stato inventato e mostrerà come l'energia prodotta sarà e noi a tutti la si donerà. Salute a tutti, qui penso sempre io. Un inedito progetto qui è nato, il modo del tempo è stato inventato. Questa nuova luce che qui si è accesa segna per l'umanità una nuova impresa, rendendo i nuovi giorni più luminosi e così tutti saranno felici e gioiosi. Il progetto, in scala qui mostrato, da un grande artista è stato disegnato, Moritz Cornelis Escher. Noi creeremo l'oggetto con una stampante tridimensionale, sezionando la dimensione spaziale superiore in formato digitale, dando al mondo un futuro senza inquinamento e noi con questa meraviglia la gente stupiremo con altro gradimento. Qui non si duplicano pesci o pane, noi l'energia da niente creiamo per un miglior domani. Come vedete, in un ciclo senza fine, la cascata d'acqua muove le pale di un mulino al primo ritardo, un alternatore che fornirà corrente elettrica interiore. Sì, lo sappiamo, è una cosa eccezionale, che tutti esaltando voi e i telespettatori, vi attendo la prossima invenzione per festeggiare i vostri nuovi valori. Cosa eccezionale, vuole aggiungere altro, signor Costo Zero? Certamente, e se mi è consentito, vorrei fare un appello ai telespettatori. Amici miei, investite qui i vostri soldini e vedrete fioriranno come tanti fiorini. Io per voi sarò, sono ed ero il vostro amico Costo Zero. La nostra società, Chi cerca trova spa, per far del bene non ha nessun pietà. Per finanziare questa impresa si prega di versare sul conto corrente che non sapete e vi passerà la sede. La banca e la cassa di risparmio di batte la pesca e state tranquilli. Questa non è una tresca. Questa è la valutazione data da Standard & Poor's alla nostra società, che è stimata da tutti con grande massima serietà. Rating AAAAAA+++. E se non bastano chi più ne ha più ne metta, ma con calma e senza fretta. Grazie. Ringraziando il dirigente Costo Zero della società scientifica Chi cerca trova spa per averci permesso di riprendere la nuova invenzione, chiudiamo il collegamento. A voi sede. Grazie, corro subito e augurando la buonanotte ai telespettatori, chiudiamo la trasmissione.
Hai sentito Liliana? Sono grandi questi scienziati dell'Icaro Spin. Ma tu pensi ai nostri governanti ci daranno la patente gratis? Ma io ci credo poco. Però Roberto, anche se la corrente non sarà gratis, io, come dice la manager conto zero della Icaro, un investimento finanziario allora lo farei. Come tu dici, questi sono dei ganzi. Lo sai quanti frini potremmo avere con loro? Non dici male, Liliana. Domani andrò in banca e finanzierò la loro impresa. E così loro e il nostro futuro sarà più luminoso. Intanto buon letto, buonanotte. Bravo, amore mio, venga anch'io. Judy, è tardi, prendi la televisione e va a letto. Domani andrà a scuola. Uffa, mamma. Ancora 5 minuti. Dai, non fare storie. A letto. Uffa.